niente, rappresenti la bellezza, ci hai fatto questa, diciamo, questo omaggio. Buonasera a tutti, sì, sono felice di averlo fatto, ringrazio anche Maria e l'Accademia, sono qui grazie a loro, e ringrazio tutti i presenti. Grazie a voi, grazie a te, ti saluto. Massimiliano, vieni Massimiliano, eccolo qua, se tutto ciò si meraviglia, famiglia Sergio, alle due famiglie un applauso, che sono delle eccellenze della nostra città. Ecco, vieni Antonio, vieni anche tu Antonio, Antonio Sergio, ragazzi, quando io faccio qualche evento qua vedo tutta la famiglia riunita e mi sta a significare che quando vi sono loro vicino tutto riesce bene. Vieni qua Antonio, vieni qua, facciamo una foto e facciamo un applauso, facciamo anche due parole ad Antonio, ormai punto di riferimento della nostra città. Io sono il musicista, il parolino. Già parlato, adesso parli tu. Io ho già parlato, ho fatto anche il pranzo della domenica, quindi lo tocca a te. E ringrazio questa bella fraterna, delle ragazze, tutto bello, tutto bello. Cosa dire? Che rinnoviamo i fasti del Cambridge, queste cose si facevano nel 1870, 80, 90, Angela ce lo ripropone oggi e quindi dobbiamo solo ringraziarlo a lui per il personaggio che fa rivivere, quello che è uno dei miti napoletani. Quindi vi ringrazio per essere stato qua, perché poi sono sempre le platee quello che poi formano il gruppo, formano l'evento. Se qui ci fosse pochissima gente, oppure gente da ogni spessore, come vedo qua, l'evento sarebbe poverissimo. Invece lo vedete una bella parterre e quindi si finalmente l'evento di spessore. Poi questo evento sempre a completare. E poi c'è la chicca, è Angelo, che è sempre molto presente in questo locale, spesso partecipa agli eventi, cose che si vedono qua. Quindi complimenti a Angelo, complimenti a voi tutti e grazie per essere stati con noi. La voglio fare da Pulcinella questo applauso.